Dopo la tappa di Lecce si sono dati appuntamento anche a Bari, alla ricerca di soluzioni ad un problema che sta mettendo in ginocchio l'intero comparto olivicolo pugliese. Il problema è quello della xylella fastidiosa, il batterio killer che ha causato l'essiccazione e l'abbattimento di migliaia di ulivi dal Salento alle province di Taranto e Brindisi e risalendo verso il capoluogo. E loro sono gli agricoltori. Delegazioni provenienti da tutta la regione hanno manifestato questa mattina davanti alla sede del Consiglio. Una mobilitazione organizzata da Agriinsieme, il coordinamento delle organizzazioni agricole CIA, Confagricoltura, Copagri e l'Alleanza delle cooperative del settore agroalimentare. In mano una serie di richieste messe nero su bianco per far fronte all'emergenza da sottoporre all'attenzione del governatore Michele Emiliano e dell'assessore alle risorse agroalimentari Leonardo Di Gioia. E una delegazione di sindaci e assessori dei comuni più colpiti dall'emergenza sono stati ricevuti in regione per esporre le ragioni degli agricoltori del territorio. Si conta che tra le sole province di Lecce, Brindisi e Taranto sono più di 140.000 gli ettari di terreno compromessi dalla xylella, che ha mandato in rovina le tante aziende agricole che negli anni scorsi hanno acceso mutui contando su guadagni che non sono mai arrivati a causa del disseccamento. La prima segnalazione del batterio risale all'ottobre 2012 e da allora il virus degli ulivi sembra avanzare inesorabilmente, di pari passo con la crisi del settore. Siamo veramente disperati e quindi avremmo voluto fare una manifestazione unitaria con tutti, ma questa è una parte già unitaria, è già un'unità che offriamo al mondo della politica perché affronti seriamente il problema. Gli agricoltori sono uniti, gli agricoltori stanno uniti perché il dramma è veramente un dramma che ci lascerà il segno. In provincia di Lecce ormai gli alberi sono secchi, siamo secchi pure noi, la regione è immobile, non riesce a muoversi, affronta questa grande peste vegetale come una pratica burocratica. Assolutamente dobbiamo reimpiantare i nostri oliveti. Nel Salento gli oliveti sono distrutti completamente, non esiste più forma di alberi secolari di 500-600 anni. Tutto questo è chiaro che il paesaggio, la cultura dalla quale ne deriva sta venendo meno o è già venuta meno. Abbiamo alla provincia di Lecce che sono gli alberi, sono monumenti. Vogliamo che fossero rispettare questi monumenti. Altre parole non ce ne abbiamo, perché questa parola che sto dicendo è una parola importante, rispettare questi monumenti che le istituzioni ancora non hanno capito da 10 anni. Nei nostri frantogli l'olio quest'anno è rimasto nelle cooperative, dalla quale io l'anno scorso ho avuto un incontro con l'assessore all'agricoltura e lì ho specificato, ho detto guardi, nei nostri oliveti come piccoli produttori noi gli uliveti stanno bene, però siccome siamo limitrofi a quelle zone grandi, cioè dei grandi proprietari terrieri che non le coltivano, non le potano, non fanno niente, allora quelli io con 6 ettari prendo 3.000 euro, loro con 600, 700, 1.000 ettari portano milioni, solo per quanto riguarda l'integrazione. Siamo disperati, possiamo ormai dire così, siamo disperati. Il nostro patrimonio più prezioso, l'ulivo, ormai è in fase di devastazione, di distruzione. Ormai e niente, chiediamo delle risposte certe, delle alternative. Qualcuno qualcosa ce la deve pur dire.